Sin dal suo annuncio, Windows 11 è stato dichiarato da Microsoft come il miglior sistema operativo per fare praticamente qualsiasi cosa. E tra tutte queste cose c'è anche il task del videogiocare. Come si comporta Windows 11 con i videogiochi? Io non ho avuto modo di fare dei test perché non ho una versione beta di Windows 11, poiché avendo una macchina con cui lavorare non vorrei, ecco, avere rallentamenti nel lavoro, ma ho trovato dei dati molto interessanti che il nostro caro amico Linus Sebastian, ciao Linus, di Linus Tech Tips, ha praticamente estrapolato per noi. Detto ciò, prima di andare al vivo del video, vi ricordo che c'è lo sponsor che dura 45 secondi e se volete potete skipparlo, ma io come sempre vi consiglio di non farlo. CDKey Deals è il sito dal quale acquistare le chiavi per i vostri videogiochi e i vostri software. Grazie alla loro promozione Back to School potrete avere fino al 30% su una marea di software utili a tutti gli studenti. Basterà cercare il prodotto da voi desiderato nella barra di ricerca, selezionare tra i prodotti che usciranno appunto dalla ricerca e inserire il fantastico codice sconto G30 per un ulteriore 30% di sconto su un prezzo già molto conveniente. Continuare poi col vostro ordine, scegliere il metodo di pagamento da voi preferito, rendervi conto di come nel vostro user center sia già presente la chiave del software da voi acquistato. Basterà dopo copiare la chiave del vostro software, scrivere attivazione nella barra di ricerca di Windows e incollarla nella casella corrispondente. CDKey Deals, che storia! Windows 11. L'arrivo di un nuovo sistema operativo è sempre qualcosa che, diciamo, contrasta nell'animo degli utenti, perché bellissima la nuova interfaccia grafica, fluidissimo il gioco. Sì, ma c'è anche un bel po' di marketing dietro, appunto. Microsoft che continua a dire, no, Windows 11 è il sistema operativo fatto apposta per i gamers. Ma è davvero così? Beh, dato che i videogiochi sono una parte abbastanza importante, beh, decisamente molto importante, del mio canale e della vita di molte persone, andiamo a vedere un pochettino i risultati che quest'uomo affascinante, e cioè il nostro caro Linus, è riuscito a trovare per noi. In pratica, sì, a parte questa faccia bellissima, ho fermato il frame, il video in un punto fantastico, il sistema di testing è stato il seguente, e cioè una GTX 1060 6 GB, e una RTX 3080. In pratica, sulla stessa scheda madre, con lo stesso processore, stesso quantitativo di RAM, stesso dissipatore, stesso storage, hanno utilizzato due sistemi operativi diversi: Windows 10 versione 21 H1 e Windows 11 Beta, la build 22000.132. Allora, i risultati sono stati molto interessanti. Infatti, vediamo qui un bel po' di grafici che ci possono aiutare. Paradossalmente, è giusto che sia così, non ci sono assolutamente differenze per quanto riguarda la stragrande maggioranza dei giochi. Infatti Assassin's Creed Valhalla performa allo stesso modo su Windows 11 e Windows 10, non andiamo a vedere praticamente, per favore, l'average di differenza di un FPS, perché siamo sempre nel margine di errore umano. Andiamo poi a vedere Formula 1 2021, praticamente stiamo parlando della stessa esperienza di gioco, identica, precisa. Forza Horizon 4, stiamo parlando della stessa esperienza di gioco. C'è soltanto un gioco che varia davvero tanto per quanto riguarda l'utilizzo su Windows 10 e Windows 11, cioè Counter-Strike Global Offensive. Mo' Counter-Strike Global Offensive su Windows 10 fa oltre 600 frame al secondo di media e su Windows 11 ne fa 514. Ora, questa cosa non sarebbe un problema enorme se io fossi un mero giocatore. Perché? Perché una differenza di circa 110 frame al secondo a oltre 500 frame al secondo non dà fastidio, voi non riuscite a percepirla. Però è interessante capire perché ci sia questa differenza e il nostro caro Linus appunto ce lo spiega nel video. Il problema risiede forse nella scheda video? No, perché il clock della scheda video su Windows 11 è praticamente identico a quello di Windows 10. Stiamo parlando di un RTX 3080 Founders Edition che va comunque sui 2 GHz tranquillamente. Il problema grande si ha invece quando si guarda l'utilizzo dei thread. Allora, Windows 10 utilizza praticamente pochi thread in maniera più intensa. Invece Windows 11 utilizza più thread in maniera più blanda. Questo che cosa significa? Dato che
AMD, i processori AMD sono formati a chiplet fondamentalmente, a insiemi di microchip. Il fatto di dover utilizzare più thread impone ai vari chiplet di mandare il segnale prima un chiplet, poi un altro, poi deve tornare indietro, poi deve tornare alla scheda video. Quindi tutto ciò va a creare un bel po' di latenza. Mi ricordo un pochettino lo scenario che si aveva con fino ai Ryzen 3000 in comparazione con le CPU Intel. Ma fondamentalmente io non credo che questo qui sia un problema, perché stiamo sempre parlando di un sistema operativo ancora non ufficialmente rilasciato. Sono comunque aggiustamenti software che si possono fare più avanti, quando il sistema appunto sarà rilasciato in maniera stabile. Una cosa interessante invece possiamo notarla quando andiamo a vedere i dati avuti dai benchmark con la 1060 da 6 GB. Voi direte: sì, ho capito, ma siamo nel 2021, perché la 1060 perché ancora tutt'oggi la scheda video più in possesso dei giocatori, cioè i giocatori hanno soprattutto 1060 e RTX 2000, perché sappiamo che le 3000 sono praticamente introvabili, e la differenza tra Windows 11 e Windows 10 è praticamente nulla quando si parla di 1060. F1 2021 è praticamente lo stesso gioco. Anche Counter-Strike paradossalmente va meglio su Windows 11. Ma tutto questo perché, dato che noi abbiamo in questo preciso momento una scheda video molto meno potente della 1060, siamo praticamente GPU bound. Che cosa significa? Non c'è un bottleneck di CPU, ma c'è appunto un punto in cui la scheda video dice: io sto dando tutto quello che posso dare, non ce la faccio più, e il processore deve lavorare un pochettino di meno. Un'altra cosa interessante che Windows 11 comunque porta sul mercato è il fatto che l'HDR sia di default in tutto il sistema operativo. Infatti anche i contenuti SDR vengono visti meglio, significa che i contenuti con la gamma dinamica standard hanno dei colori migliori rispetto a Windows 10, stiamo sempre parlando di Windows 11 al confronto di Windows 10. E una cosa estremamente interessante è quello che Microsoft chiama Direct Storage. Direct Storage dovrebbe essere un sistema che dovrebbe aiutare i giocatori ad avere meno caricamenti nei videogiochi, ad avere delle transizioni più fluide tra area e area di gioco, e quindi il tutto dovrebbe rendere il gioco più fluido, più bello, più veloce. Ovviamente io sono abbastanza convinto che senza un SSD NVMe almeno Gen 3 tutto ciò non sarà possibile. Dati alla mano, bellissimo, questo è un bellissimo video che comunque vi lascio in descrizione se volete andarvi a spulciare per bene ogni singolo dato che Linus ha caricato sul canale per noi. Ma credo che praticamente non dobbiamo preoccuparci, questo perché Windows 11 è un sistema operativo che è ancora in beta, non è ancora stato rilasciato ufficialmente, e sono certo che per quando esso sarà rilasciato ufficialmente, Microsoft sicuramente correggerà qualche errorino. Stiamo parlando semplicemente di errori software, stiamo parlando di un diverso utilizzo dei core rispetto a Windows 11, stiamo parlando di un sistema di velocizzazione software, mi viene da pensare a Intel Optane, ma vabbè, questi sono altri discorsi. Che dovrebbe aiutare i giocatori? Non lo so, sinceramente, non lo sapremo fin quando il sistema operativo non sarà rilasciato. Ma Windows 11 già porta un enorme cambiamento per quanto riguarda l'interfaccia grafica, e di solito in un sistema operativo quando c'è un enorme cambiamento superficiale, quindi riguardante l'interfaccia grafica, ci sono tanti piccoli cambiamenti nelle subroutine, in tantissimi processi che noi non vediamo, che mi fa sperare effettivamente in qualcosa di molto più carino, molto più veloce, molto più user friendly per noi. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere la vostra. Come ho detto, vi lascio il video in descrizione se volete andarlo a spulciare come si deve. Vi ricordo comunque di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. Farete il passaggio a Windows 11? Io non ho paura di farlo, sinceramente parlando, perché questi dati non mi preoccupano assolutamente, perché sono certo che per quando Windows 11 sarà rilasciato, tutti questi piccoli problemini, tra molte virgolette, saranno più che fissati. Grazie mille allora, ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli!